di piangere, il buon Putin ce lo dobbiamo ingoiare, non c'è niente da fare. Perché chiudere il 27% del gas, cioè tutti i gasdotti che provengono da quel territorio, vuol dire che l'Europa chiude, che noi chiudiamo. La parte del mondo, il resto del mondo, ma poi ci sono l'Iran, un altro paese interessante su questo. 16%, il Qatar, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti, una piccola parte, la Nigeria, l'Algeria, il Venezuela, la Norvegia. Capite dove si giocano? Pace armata o prospettive di pace. Ci si gioca dentro questo. Abbiamo fame di energia, saremo dipendenti sempre di più, come facciamo? Non possiamo tenerci e lasciare il tutto nelle mani di chi ha queste risorse. Dobbiamo trovare una modalità per poter interagire con loro e controllarli. Chi sono i maggiori esportatori di armamenti? Io faccio costantemente questa altalena, perché le armi giocano in modo terribile e tragico con il bisogno di energia, contro le povertà, con il bisogno di controllo dei territori. Guardate, non sono gli Stati Uniti il peggio nel mondo. L'Unione Europea è quella che produce la maggior quantità di armi e quella che vende la maggior quantità di armi in tutto il mondo. L'Unione Europea. Ancora una volta, non possiamo considerare sempre gli Stati Uniti più cattivi. No, per niente. Non è un'azione contro gli Stati Uniti, è una valutazione seria. E guardate, non sono poco, Il 31% negli anni che vanno dal 2002 al 2006 delle armi prodotte e vendute al mondo sono state fatte dai paesi dell'Europa. Ne siamo direttamente responsabili, non è una cosa da poco. Non è da poco. Poi possiamo far finta di niente, però noi siamo questo. Un altro dato. Le esportazioni italiane di armi. Guardate, negli ultimi anni, questi sono i dati elaborati dalla legge, dai dati della legge 185 del 90. Guardate l'impennata sia di autorizzazioni, sono la parte più alta, sia di consegne, perché una cosa è autorizzare la fabbricazione e la vendita di alcuni armi, un'altra cosa è chiudere l'affare e consegnarlo. In ogni caso, le autorizzazioni hanno un'impennata impressionante e le vendite, in ogni caso, stanno ritornando al livello, se vedete, degli anni 95. Ci stiamo ritornando. E questo è un problema. Ma è un problema anche per tutta una serie di motivi. Il volume delle esportazioni italiane di armi passa infatti dai 192 milioni di dollari del 2000 agli 860 milioni del 2006. Era da 20 anni che non guadagnavamo così tanto vendendo armi. Dall'85. Che l'Italia non superava gli 800 milioni di dollari nelle esportazioni di armamenti. Quindi ci stiamo rientrando in modo potentissimo dentro il mercato delle armi. E questa è una scelta economica. Brescia non è immune da questo, c'è dentro in termini pieni, ma in termini strapieni proprio. Allora, guardiamo questo, guardate. Poi si dice, ma noi le armi le fabbrichiamo per i nostri paesi amici e alleati. Perché questa è l'altra scusa. Sì, ne facciamo di più, però se io do le armi alla Francia, se do le armi all'Inghilterra, se do le armi agli Stati Uniti, sono degli alleati, non è che le diamo ai terroristi o ai disgraziati. Bene, allora questo dato. Vedete, le colonne, quelle violetto, sono la quantità di armi che noi vendiamo ai paesi NATO oppure UE, quelli con i quali ci diciamo alleati. La colonna color vinaccia è invece quella che la quantità di armi che noi vendiamo ai paesi extra NATO e extra UE. Non è una percentuale piccola, si mantiene ad alti livelli, decisamente ad alti livelli. E non è vero che produciamo e vendiamo la maggior parte delle armi costantemente a loro, perché questo è un dato che è sconvolgente. Elaborazione di una serie di dati, anche qui, della Presidenza del Consiglio, sempre legge 185. Guardate, un solo elemento. Medio Oriente. Le esportazioni di armi per aree geopolitiche, le autorizzazioni. Il territorio verso il quale abbiamo la seconda possibilità o capacità o di autorizzazione, la prima parte, le autorizzazioni più ampie sono state quelle verso l'Europa occidentale, il 28,8%. Segue a ruota, dal 2002 al 2006, la percentuale del 27,9% sono le autorizzazioni a vendere armi al Medio Oriente. E sappiamo in che condizioni è il Medio Oriente. Però era il secondo. La seconda realtà, area geografica, alla quale noi abbiamo venduto le nostre armi, o nei confronti della quale abbiamo autorizzato la vendita delle nostre armi. E dobbiamo anche domandarci le responsabilità in riferimento a quello che accade lì. E abbiamo vendute tutte, probabilmente diranno al Qatar o agli Emirati Arabi Uniti, e si sono comprati un sacco di armi, o all'Arabia Saudita, oppure a qualche altro paese.
Medio Oriente lo conosciamo bene, come è fatto e come è. Ma dietro tutto questo c'è una trama, c'è un disegno. Proviamo a porre alcune questioni, no? Che fanno riferimento alla realtà internazionale ma anche alla realtà nostra. Un problema: noi facciamo le armi perché dobbiamo legittimamente difenderci, d'altronde come si fa? Ricordate questi, ma la cosa più bella è questa qua, l'ho trovata a Venezia, leggetela, è eccezionale. Attenti al cane, al padrone e a tutta la famiglia. Ci mando mio figlio a giocare con quei bambini lì, deve essere interessante. Cioè, quando uno arriva a mettere fuori casa, c'era attaccata la gondola a questo pilastro, che era molto simpatica, no? Però tu immaginati che cosa c'è dentro qui. Legittima difesa. Noi ci difendiamo dagli altri, che fondamentalmente sono la parte pericolosa del mondo, tutti gli altri che sono fuori da casa mia, utilizzando questo sistema. È talmente dentro che noi lo mettiamo fuori dalle nostre case. Fuori da diverse delle nostre case c'è attenti al cane e al padrone con la pistola. Il cane almeno ci mette la faccia, il padrone no, la pistola ci mette. Perché è il segno della forza. Allora è legittimo difendersi con le armi? Punto interrogativo. Non lo do per scontato e non dovremo mai darlo per scontato. Ma su questo lavorarci deve lavorare. Seconda domanda, no? Dice, questo è interessante, Paolo VI, 24 maggio 1978 all'ONU, dà una risposta a questo tema, la leggo semplicemente. Il problema del disarmo è sostanzialmente un problema di mutua fiducia, che è il contrario di quei cartelli. Sarebbe dunque vano, in gran parte, cercare possibili soluzioni agli aspetti tecnici del disarmo se non si riuscisse a sanare alla radice la situazione che serve da humus alla proliferazione degli armamenti. È indispensabile, quindi, se si vuole, come è necessario, fare passi sostanziali sulla via del disarmo, trovare il modo di sostituire l'equilibrio della paura con l'equilibrio della fiducia. 1978, Paolo VI alla sessione speciale dell'ONU sul tema del disarmo. E c'è la logica, è che finché noi seminiamo paura, evidentemente ci armiamo per tutelarci da chi ci fa paura. Allora la prospettiva culturale è quella del seminare fiducia, fidarci dell'altro. Paolo lo dice all'ONU, sarebbe interessante sentircelo dire a noi come cristiani, che stiamo seminando la paura degli altri, addirittura di altri uomini e donne che vivono un'appartenenza di fede diversa. A forza di seminare paura, noi non facciamo altro che giustificare il riarmo. Cambiare l'equilibrio della paura con l'equilibrio della fiducia. Altro passaggio. Poi noi produciamo armi perché dobbiamo fare lavoro, dobbiamo avere un prodotto interno lordo, la ricchezza, tutto sommato, è una cosa importante. No, e qui a Brescia producevamo queste, ve le ricordate? Le abbiamo trovate in tutto il mondo e buttate in tutto il mondo, le Valmara 69, e non il mio paese, Castenedolo, che producevamo, Valsella e Meccanotecnica. In nome del prodotto interno lordo, del posto di lavoro, del dare da mangiare ai propri figli, abbiamo fabbricato queste porcherie. La domanda è, ha senso o è immorale? Tutelare il mio posto di lavoro, dar da mangiare ai miei figli, innalzare il prodotto interno lordo e quindi aumentare la ricchezza fabbricando questi strumenti di morte. Noi a Brescia avevamo risolto la questione dicendo ha senso e la stiamo risolvendo anche adesso dicendo ha senso. Il posto di lavoro prima, lo stipendio dopo, la vita degli altri viene al terzo posto. Tolto poi sbandierare che noi siamo dalla parte della vita e ci scandalizziamo contro chi la calpesta questa vita. Per noi il rapporto è questo. Allora riflettiamoci un po'. La Santa Sede e il disarmo, documento del 1976 sul quale poi mi soffermerò un attimo perché mi pare importante. Una strategia del disarmo non può restringersi a puri criteri di efficienza e di rendimento. Non può essere che il ragionamento sul disarmo dipende dall'efficienza e dal rendimento. Essa deve appoggiarsi a una visione etica, culturale e spirituale. Postula per gli anni venturi una riflessione approfondita da parte dei filosofi, dei teologi, in modo speciale della nozione di legittima difesa, ritorniamo a quello che dicevamo prima, del concetto di nazione, di sovranità nazionale, troppo spesso concepita nei termini di una autarchia assoluta. Devo difendere me, gli affari miei sono quelli più importanti di tutti, il resto affari loro. Chiuso l'argomento. Questo è un secondo problema. Terzo, il tema del nucleare, futuro senza atomiche, questo richiamo alla campagna. Perché l'Italia tolga di mezzo le armi atomiche. Ma sapete che facciamo fatica a convincere i parroci, le parrocchie, che ha senso fare questo tipo di azione?
Perché dicono che si fa politica? Porca vacca. Raccogliere le firme perché l'Italia tolga di mezzo le armi nucleari che non sono neanche sue e rispetti la Costituzione e fare politica. Va bene. Allora, prendo uno dei politici in voga di questo periodo, Benedetto XVI, no? Perché quanto fa politica lui ce la sa fare, continuiamo a dirlo, potrei citare anche Ruini, però Benedetto XVI dice anche queste cose. No? Che dire poi dei governi che contano sulle armi nucleari per garantire la sicurezza dei loro paesi? Insieme ad innumerevoli persone di buona volontà si può affermare che tale prospettiva, oltre che essere funesta, genera morte, tradotto, è del tutto fallace, è completamente sbagliata. In una guerra nucleare non vi sarebbero né vincitori, ma solo vinti, nel senso di vittime. 1 gennaio 2008, il discorso che è uscito 3 giorni fa, ribadisce il concetto, Benedetto XVI. È veramente necessaria in tempi tanto difficili la mobilitazione di tutte le persone di buona volontà per trovare concreti accordi in vista di un'efficace smilitarizzazione, soprattutto nel campo delle armi nucleari. Io dico, detto questo, domenica fuori dalla messa tutte le parrocchie raccolgono le firme per togliere di mezzo le armi nucleari. Perché ha senso? Perché da cristiani sosteniamo questo. Ma non accade. Perché? È un altro dei problemi sui quali noi dobbiamo lavorare, un po' anche come cristiani. Perché non si tirano queste conseguenze? Tanto per dire, i protagonisti su questo versante sono ancora purtroppo i soliti. Perché poi noi sbandieriamo il problema della Corea, sbandieriamo il problema dell'Iran e avremo tutte le ragioni possibili. Ma per ora chi ha le armi nucleari e non ha la minima intenzione di toglierle di mezzo sono queste persone. Queste sono le testate pronte a partire. Ne hanno molte di più, però le testate atomiche devono essere armate e preparate. Queste sono quelle efficienti. La Russia, 5.682, gli Stati Uniti, 5.521, la Francia, 348, la Gran Bretagna, 185, Israele, 150, anche se non lo dice, Cina, 130, Pakistan, 60, India, 50, indicativamente. Questi sono i paesi nucleari. Prima di parlare di Iran, di Corea, dobbiamo tematizzare questi paesi. Perché non ha senso che questi paesi minaccino qualcun altro perché vuole fare la stessa cosa. Non è eticamente corretto, politicamente spendibile, a meno che si ipotizzi che noi siamo i buoni della terra e quindi abbiamo il diritto di avere queste armi. Gli altri sono le canaglie e i cattivi e loro le userebbero male. Però qui diventa un giudizio sul quale voglio capire come possiamo spenderci, anche se questa è la realtà. Qui, no, a Gedi, qui, questa è la fotografia aerea del campo di Gedi che trovate a internet, no? E vedete, i pallini rossi sono dove ci sono gli hangar degli aerei e quel quadratino, là sopra rosso, è dove sono stivate almeno 40 bombe atomiche statunitensi modello B-61. Bene, firmare significa dire smanteliamo queste armi. In Italia non le vogliamo. Perché non hanno senso. Non le vorremmo in nessuna parte del mondo, ma vogliamo cominciare a toglierle di mezzo qui. Perché poi il problema, la tragedia diventa forte. Quello è semplicemente un nuovo Eurofighter, uno degli aerei per cui stiamo pagando un sacco di soldi, da cui potrebbero venire anche qui a Gedi, oppure gli F-35, che adesso abbiamo acquistato in termini amplissimi, e potrebbero caricare queste testate nucleari. Dire no significa anche dal punto di vista etico rispettare alcune scelte che oltre che culturali e costituzionali e di diritto sono anche scelte di fede, scelte di futuro. L'altro passaggio, la campagna banche armate, sì, perché abbiamo visto prima energia, armi, denaro, ricchezza, potere, ci sta dentro tutto in questo giro, no? Come ce la gestiamo? La campagna banche armate è quella che nasce nel 99 e viene lanciata sempre nel periodo del giubileo. La domanda è molto semplice. Le parrocchie, i missionari, i gruppi missionari, le Caritas, i gruppi di volontariato, di solidarietà, dove tengono i soldi? E da dove prendono i soldi? Due criteri abbastanza importanti. Allora, sulla scorta della relazione della legge 185, la quale dice la produzione di armi in Italia, armi
di quei sistemi d'arma, non di armi leggere, perché la legge 185 non regolamenta, non dice niente sulle armi leggere, su quello c'è tutto da fare, c'è la legge 110 ma non dice niente. Allora, le autorizzazioni sono queste, le vendite sono state queste, quali sono le banche che vengono utilizzate per sostenere questo mercato di armi? Domanda molto semplice, nell'elenco, nella relazione annuale alla Presidenza del Consiglio ci sono anche le banche che sono normalmente utilizzate. Allora l'idea è, perché noi, se abbiamo fatto una scelta di convivenza, di pace, di non violenza, comunque di rifiuto del strumento della guerra, perché continuiamo a tenere i soldi dentro le banche che cooperano a questo mercato di morte? Domanda è semplice. Scrivo al direttore, gli dico: caro direttore, ti voglio tanto bene, tu hai lì i miei 2 miliardi di euro, mettiamola così, no? Come li stai usando? Magari qualcuno di più, qualcuno di meno. E ti faccio una domanda. Rientrate dentro le cosiddette banche che noi consideriamo armate perché sostengono il commercio delle armi? Sappiamo che ci rientrano, fa un po' fatica a dire di no, no? Perché c'è una documentazione di tipo ufficiale. Nel caso confermiate questo, e nel caso voi confermiate che continuerete a fare da appoggio a questo sistema di vendita di armi e di produzione di armi, bene, le dico che i miei 2.000 miliardi li tolgo e li metto a banca etica, perché mi garantisce che non le usa per questo. È una cosa molto semplice. Ma non si fa, o si fa molta fatica a fare. Perché poi la cosa interessante, nasce questa campagna da tre riviste. Nigrizia, e conosciamo, con Boniani, Missione Oggi, i Saveriani e Mosaico di Pace, Pax Christi. Difatti parlano di tre riviste missionarie e pensano che Pax Christi sia la terza famiglia di missionari. Ma queste sono le riviste missionarie, ma va bene così, non è un problema. Nasce proprio da questa realtà, da chi in terra di missione si interrogava e da chi qui si interrogava sulla produzione delle armi. Guardate che è una cosa interessante, no? Le banche armate 2006, l'elenco delle banche armate della relazione 2006. Ta-dan! A un certo punto tu dici, c'è la freccettina e lì sotto c'è scritto Banco di Brescia. Mondo l'altro, il Banco di Brescia. Brutti, spudorati. È il Banco di Brescia che è quello così cattolico. La diocesi c'ha un sacco di soldi. Tutti i parroci, i curati, i preti c'hanno il conto lì. Le suore lo stesso. I gruppi missionari, tutti lì. E dentro questo... Io dico, se uscendo da qui, no? Facciamo questa azione, o prima della fine dell'anno, io l'ho detto anche al Vescovo, ne ho parlato, gli ho presentato il dossier, ma tanti altri questa azione l'hanno fatta. Andiamo fuori dalle nostre sedi di banca, gli portiamo questo messaggio, gli portiamo questa lettera, gli diciamo, noi togliamo questi soldi e li metteremo da un'altra parte, tanti o pochi che siano, tu non le usi per fare questa roba, il Banco di Brescia esce. Come mai dopo un po' di tempo che era uscito questo rientra così tranquillamente? E a Brescia non si dice niente. Poi stamattina sono andato in banca etica, sono andato a chiedere, no, io ero andato abbastanza speranzoso, ovvero ho domandato ma come va, eccetera, no, banca etica ha qualche garanzia in più, non sto facendo pubblicità alle banche perché sono pericolose le banche, però mi domandano, ci sono delle scelte anche di eticità. E dicevo, ma dopo tutto questo e dopo questi anni di lavoro, chissà quante saranno le parrocchie che hanno i conti in banca etica. 450 parrocchie a Brescia, a vostro avviso quante sono che hanno il conto in banca etica? 3, 5? Nessuna? 2? Che come siete pieni di speranza nella vita? Cioè qui uno dice wow! Cioè Brescia è potente, le nostre parrocchie sono solenni, beh avete indovinato, sono 2 che hanno il conto, 2 o 3 che hanno il conto se non erro. Adesso stiamo facendo delle verifiche per scoprirne ancora 2 o 3, speriamo di poterlo fare, no? Però questo è il discorso, ma addirittura 2 o 3 vuol dire che non c'è neanche l'idea che una parte dei soldi li metto lì, chiedendo una garanzia sull'uso. Si fa un po' più fatica a pensare quali sono i gruppi missionari, le Caritas che hanno i conti lì. Però sarebbe interessante farne una valutazione, perché poi o siamo concreti, o come diciamo noi bresciani, ci tiriamo per il culo. Perché se a Brescia succede una cosa del genere e non c'è un cambiamento, c'è qualcosa che non va. Non negli altri. In noi c'è qualcosa che non va. Perché la traduzione e l'azione concreta non accade. Non accade. Non accade. Cioè, questa è un'azione sulla quale un segnale andrebbe dato in termini chiari ed evidenti. E domani cosa si farà?
Chiaro che poi c'è il problema che se io chiedo un contributo alla fondazione Cariplo o qualcos'altro, no? La fondazione della Banca San Paolo, e chiedo un contributo alla fondazione della Banca Etica o di qualche altro banca credito cooperativo, sono un po' diversi. Come facciamo a perderci i contributi della Cariplo? Di Unicredit? Come facciamo? Io ho l'oratorio da mettere a posto, il tetto della chiesa da sistemare, il terremoto mi ha ribaltato metà spazio, no? Ho il progetto in Burkina Faso da sostenere. Come faccio a perdermi i soldi di questi sistemi bancari? È una domanda seria. La risposta l'abbiamo data e ti ho dato i numeri prima. Non ce li perdiamo. Siamo in perfetta coerenza. Mi sono informato sulle banche stamattina, poi mi hanno fatto uscire un po' storto perché Enrico le banche etiche mi dice: ti faccio una fotocopia di un articoletto interessante sull'ultimo numero di Valori. Qualcuno di voi conosce tale Bernardino Nogara? Non è molto conosciuto, vero? Bernardino Nogara, il sottotitolo dell'articolo è questo: dopo Gesù Cristo, la cosa più grande che è capitata alla Chiesa Cattolica è Bernardino Nogara. E voi non lo conoscete, cacchio. Cioè, ma dove avete vissuto fino a poco tempo fa? Mi domando io. Un banchiere di Dio, il quale fece questo tipo di lavoro, fu chiamato da Pio XI a dirigere l'amministrazione speciale della Santa Sede. Bene, Bernardino Nogara, bene amato, rispose che accettava la gestione del denaro del Vaticano, ma a precise condizioni. Leggo testualmente le condizioni che lui pose, che sono quelle che stiamo ponendo noi, quindi non scandalizziamoci di quello che disse Bernardino, perché sono identiche alle nostre. Prima, qualsiasi investimento che scelgo di fare deve essere completamente libero da qualsiasi considerazione religiosa e dottrinale. Secondo, devo essere libero di investire i fondi del Vaticano in ogni parte del mondo. Punto. Bernardino Nogara gestì i beni del Vaticano. Punto. Quindi non è che andiamo tanto distanti su questo. Quando io dico le nostre parrocchie, le nostre comunità, su questo tema dei soldi e di chi ci dà i soldi, fanno finta e non vogliono interrogarsi, vuol dire che hanno nient'altro, non mi scandalizzo il buon Bernardino, lui come sempre, e apprezzo queste persone, è chiaro, dice: oh, io ho questi criteri, non vi vanno bene? Non lo faccio, vado da un'altra parte. Vi vanno bene? Mi dite di sì. Noi invece diciamo: no, ma che scherzi, questi criteri, questo qua è scandaloso, questo qua è un brigante, questo qua è un corsaro, è un pirata, questo qua è un peccatore, andrà all'inferno, eccetera. E poi usiamo gli stessi criteri. Se qualcuno ci dà i soldi, facciamo finta di non sapere da dove vengono, per il bene. Anche lui lo faceva per il bene della Chiesa, il Vaticano, non so per il bene di chi, no? Però lo stesso lo utilizziamo anche noi. Attenzione che il denaro è dentro, in termini pieni, dentro tutto questo discorso. E qui io dico: la prima azione che dobbiamo fare è costringere amorevolmente il Banco di Brescia ad uscire dalle banche armate. E non lo so, qui dobbiamo fare un'azione. Facciamo, andiamo fuori dalla sede principale del Banco di Brescia, andiamo là insieme, ma fraternamente chiediamo un incontro e gli diciamo: noi abbiamo questo. Vogliamo anche capire che roba è, altrimenti faremo un'azione a tappeto e andremo a invitare tutti i parroci, i gruppi missionari, le Caritas, a togliere i fondi da lì. Sarà complicato, ce la giochiamo senza sapere che poi ci riusciamo, però questo è